Nove persone, di cui sei di Niscemi e tre di Caltagirone, sono finite in carcere nell'ambito dell'operazione denominata Giostra, che è stata condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale Calatino. La stessa operazione è frutto di una capillare attività di indagine effettuata in sinergia dai commissariati di pubblica sicurezza di Caltagirone e Niscemi. I reati loro contestati sono riconducibili all'attività illecita del traffico e dello spaccio di stupefacenti. A Niscemi è facile scoprire qualcosa. Adesso non è che voglio esaltare più di tanto il lavoro investigativo, però voglio dire, è stato un bel lavoro fatto dal commissariato di Niscemi, dalla polizia, dalla squadra mobile di Caltanissetta, e insomma sono stati assemblati degli elementi molto importanti e si è venuto a capo di un fatto che certamente è allarmante per la realtà di Niscemi, cioè dire, queste estorsioni che sono l'espressione di un controllo del territorio, diciamo, da fare. Non siamo nell'ambito della criminalità organizzata, però siamo in quella fascia. Diciamo che diciamo, se ancora viene consentito ad alcuno di agire liberamente, diventa un personaggio importante. Uno dei punti di riferimento del gruppo è Emanuela Monteverde, ritenuta dagli investigatori protagonista nell'organizzazione nello spaccio di stupefacenti proprio a Caltagirone. Le indagini hanno accertato che la stessa intratteneva contatti con gli affiliati di Niscemi e proprio monitorando gli spostamenti delle sei persone niscemesi si è potuto accertare che sarebbero state effettuate estorsioni nei confronti dei giostrai che installavano le loro giostre in occasione delle varie edizioni della Sagra del Carciofo. In ogni caso resta di massima importanza l'odierna operazione perché pone agli arresti tre soggetti per un reato particolarmente difficile da scoprire dal punto di vista investigativo, in considerazione della totale assenza di collaborazione. Se pensiamo che in tal caso la vittima non è stato uno o poco più, ma addirittura una quindicina, bene, è questo un dato che risalta ancora di più la valenza investigativa dell'attività posta in essere.